è un caso recentissimo, un ritrovamento recente in uno scavo di ricerca condotto dalla soprintendenza milanese. Si tratta di una chiesa ritrovata nell'area del mausoleo imperiale di San Vittore al Corpo, quindi all'interno del recinto che lo circonda. Si tratta di un edificio di pianta quadrangolare con quattro ambienti, 16 metri e mezzo circa di lato, che è stato costruito sopra una necropoli, quindi smantellando e non più utilizzando una necropoli, di circa 80 sepolture. Proprio dagli strati di scasso e di demolizione per la costruzione di questa, che è poi la chiesa di San Martino al Corpo, è stata riconosciuta su base, vediamo, insomma, documentari e così via, proviene una fibula, un pezzo di cintura longobarda che è stato sottoposto recentemente a radiografia, come gentilmente mi ha segnalato la dottoressa Fedeli, cara amica della soprintendenza con cui stiamo lavorando, datata proprio al VII secolo. Quindi si tratta di una chiesa di San Martino al Corpo, che è stata finalmente ritrovata, datata tra il VII e precedente al IX secolo, perché l'Evangeliario di Busto, che riporta le litanie triduane e dunque le rogazioni che venivano compiute nell'Alto Medioevo e ancora prima nella città di Milano, cita proprio questa chiesa che è stata appunto ritrovata ed è demolita poi a metà del Cinquecento, tant'è vero che in questa veduta dell'anonimo di Stoccarda, in cui abbiamo quest'unica immagine antica tra l'altro del mausoleo di San Vittore al Corpo, vedete del tutto affine al Sant'Aquilino, non c'è, ma c'è già il monastero ricostruito dagli olivetani. Venendo alle tecniche costruttive superstiti di questa basilica chiesa di San Martino presso San Vittore al Corpo, vediamo che queste sono realizzate, quindi alto medievale, siamo nell'VIII secolo grosso modo, sono realizzate con queste fondazioni a spina di pesce legate a terra, quindi piuttosto grossolanamente, una tecnica di tradizione romana. Le fondazioni a spina pesce le conosciamo, appunto, le ho anche scavate, insomma, per l'età romana, sulla quale si imposta un elevato con una porzione anche di fondazione, vedete sotto il piano del cantiere, in laterizi disposti però su corsi orizzontali. L'aspetto più interessante di questa muratura direi che sta nella finitura dei letti di Malta, denuncia, diciamo, proprio un po' la sperimentazione della maestranza, quindi della manualità delle maestranze, che compiono per la prima volta, realizzano questi giunti inclinati dall'alto verso il basso. Dico prima volta perché questa è una tecnica che poi noi conosciamo bene invece per il romanico, anche a Milano, no? E quindi questo sarebbe un primo esempio, un primo tentativo di lisciatura del giunto nell'alto medioevo. Alternato anche a queste soluzioni, vediamo dal basso verso l'alto, ci sono tutte le tracce appunto della cazzuola sul laterizio, e quindi in un contesto, diciamo, proprio sperimentale, no? In cui si provavano. L'analisi mensio-cronologica di questa struttura, vi dico già che è una mensio-cronologia poco attendibile perché il campione è veramente ridotto, sembrerebbe, ma questo insomma lo verificheremo poi sulla base di altri casi, sembrerebbe indicare la presenza di frammentazioni intenzionali dei pezzi, quindi di nuovo la presenza di quelli che io chiamo sbozzatori di laterizi, cioè una componente della catena operativa che si dedica proprio alla divisione dei pezzi. Ora, poi anche qui, di nuovo, come dicevamo per l'Alto Medioevo, riuscire a dire se non fossero che non fossero gli stessi muratori è molto difficile. Comunque, sembrano ancora presenti queste frammentazioni intenzionali a 13, che è il range peraltro della spina pesce ambrosiana, e a 22, che è il mezzo fianco del sesquipedales di modulo provinciale. Sono poi presenti anche in una certa quantità i pezzi interi che, come vediamo, continuano a
a essere attestabili con questo metodo all'interno delle strutture murarie in laterizio alto medievali. Gettando appunto, cercando di guardare altrove, quindi fuori da Milano, vediamo quali altri casi di strutture presentano murarie, presentano alto medievali, presentano una gran quantità di laterizi interi. Sicuramente è un'evidenza l'abside di Santa Maria Le Cacce a Pavia, datata al 701, comunque entro la metà dell'VIII secolo, caratterizzata proprio dall'impiego di questi manubriati, mattoni manubriati integri, apparentemente integri e chissà, forse anche di nuova produzione, e dalla sperimentazione anche di nuovi volumi. Vediamo un po' questa sorta di risega dell'abside sul fronte esterno, del paramento sul fronte esterno, quindi quasi una sperimentazione è stata definita. Sperimentazione che manda, diciamo, visivamente evoca alla nostra memoria quella della cripta di Sant'Eusebio, che ingloba, come sappiamo, l'abside della chiesa altomedievale, attestata da Paolo Diacono e da questi attribuita al regno di Rotari, quindi a metà del VII secolo. Questo è un edificio di difficilissima, insomma, datazione, lo sapete bene. Chi si occupa di architettura dell'Italia settentrionale lo sa, è stato recentemente oggetto di un bello studio stratigrafico e di anche rilievo condotto da Righetti, Cardaci e Gallina, che hanno dimostrato il legame appunto tra la fondazione profonda e questa parte alta, diciamo, della fondazione a vista e la seconda risega. Quello che volevo osservare è la presenza della spina pesce in fondazione, che ci ricorda quell'altro caso milanese, anche se in questo caso è sicuramente più curata. Anche il volume poligonale, insomma, della fondazione, che si vede chiaramente anche da questa immagine dello scavo degli anni 60, potrebbe essere poi dovuto, ma chissà, a un'incertezza della maestranza, a una minore capacità nel tracciamento. Sempre restando Pavia e per vedere un po' la compresenza sugli stessi cantieri di maestranze che lavorano in modi diversi, un caso importante è quello del San Felice, Fondazione Desideriana, sappiamo VIII secolo, ben visibile a mio avviso da queste fotografie dell'archivio fotografico, cioè dal fondo Chiolini dei Musei Civici di Pavia, che ci mostrano la chiesa prima dei restauri di Eschieri. Della prima metà del Novecento, 38-39. Che cosa vediamo? Vediamo che negli elevati, nella parte alta, il materiale della costruzione è estremamente frammentario, anche se selezionato con un buon grado di attenzione per la costruzione, per esempio, delle ghiere, delle specchiature esterne, mentre nella cripta i pilastri che dividono le arcate sono realizzati con mattoni, vedete, che sembrano quasi nuovi, ma che in realtà appartengono ancora alla fase alto medievale della chiesa. E che di nuovo è quelli, diciamo, della tripartizione di San Sebastiano. Ancora 5 minuti, grazie. Ho finito praticamente. Resto nell'VIII secolo, VIII-IX, ritorniamo a Milano e vediamo il caso del perimetrale sud della cattedrale di Santa Maria Maggiore. L'unica porzione rimasta di questa della fase ricostruttiva alto medievale, verosimilmente attribuibile ad Angilberto II, tutta realizzata in laterizi di reimpiego, almeno per questa parte conservata, probabilmente originariamente aveva anche un intonaco, comunque, insomma, lo stesso genere, diciamo, di muratura. Stessa tipologia in quest'altro edificio che ci auguriamo di studiare il prima possibile, perché è molto poco studiato. La Basilica di Sant'Alessandro Farage Radadda, nota come Basilica Autarena, perché il diploma di Carlo III il Grosso dell'883 che l'attesta la definisce in questo modo e l'attribuisce ad una fondazione di Autari nella metà del VI, vediamo che i paramenti hanno delle grosse affinità in termini appunto di messa in opera, di frammentazione e così via. Stessa cosa che ritroviamo spostandoci e vediamo in questo modo come le modalità del lavoro non sono poi così dissimili anche su un areale più ampio,
ad Alba, cattedrale di San Lorenzo, dove sono state individuate le fasi precedenti, appunto quelle della ricostruzione poi romanica, e datate anche con metodo archeometrico in modo preciso. In questo caso volevo solo segnalarvi, per far vedere queste particolarità appunto del cantiere alto medievale, che ad Alba abbiamo trovato strutture realizzate apparentemente interamente in laterizi di reimpiego e poi una partita imponente di laterizi di nuova produzione alto medievale utilizzata nel campanile di fine 12 e quindi probabilmente prelevata, recuperata nel corso di smontaggi nell'area della cattedrale, di demolizioni nell'area della cattedrale. Ottavo, nono secolo, a Milano continua la spina pesce, la tradizione della spina pesce di epoca ambrosiana continua in una forma veramente degradata. Vedete, questa è l'aula triapsidata presso il battistero di San Giovanni. E poi concludo, scusate per tutto il tempo che ho rubato, insomma, la storia delle tecniche e dei cantieri altomedievali di questo areale con alcuni esempi. Il ritorno dell'opera di spoglia, il reimpiego dei grandi sarcofagi nella basilichetta detta di San Lino in San Lazzaro Maggiore, datata al IX-X secolo sulla base degli affreschi, e il reimpiego anche degli spogli alla base del campanile dei monaci, anche qui siamo nel IX secolo nell'ambito del monastero di Sant'Ambrogio, associato in questo caso a una tecnica costruttiva, vedete ormai molto con un reimpiego spinto, pezzi molto piccoli, inserimento di grandi elementi lapidei e così via. La storia, diciamo, alto medievale di questo gruppo di edifici che vi ho raccontato sembra concludersi poi nel X secolo con la ripresa delle conoscenze tecnologiche documentate nel cantiere di San Lorenzo, dove sono attestate le litotecniche complesse nella ricostruzione dei pilastri di età ottoniana, anche con queste rilavorazioni a spina pesce, che casualmente, proprio dalla metà del X, da quando questo cantiere attivo, iniziano a diffondersi anche sui laterizi di reimpiego e hanno poi questa grandissima diffusione, come nel caso qua del tamponamento dell'accesso est del battistero di San Giovanni alle Fonti. Vi ringrazio e mi scuso per aver rubato tutto questo tempo. Grazie a te per questo esteso e dettagliato affondo sull'alto medioevo milanese. Grazie. Allora, a questo punto direi di far partire immediatamente la mia presentazione. Dunque, il mio contributo intende fornire una sintesi su scala cronologica e geografica piuttosto ampia delle conoscenze sul tema dei cambiamenti, delle innovazioni del lavoro nei cantieri edili. Al passaggio tra l'alto e il basso medioevo, il lavoro in cantiere è interessato da cambiamenti e innovazioni. Per comprenderne le ragioni occorre descrivere brevemente il contesto sociopolitico nel quale si collocano questi fenomeni. E a partire dall'alto medioevo, la popolazione europea ricomincia a crescere fino a raggiungere intorno all'anno 1000 i livelli registrati al tempo di Augusto. Poi la popolazione entra in una fase di crescita accelerata che prosegue interrotta nei secoli XI e XII. All'inizio del 300 la popolazione è raddoppiata rispetto ai livelli dell'anno 1000. Questo fenomeno è dovuto alla diminuzione delle epidemie e all'aumento delle risorse alimentari. Il progresso demografico innescò quindi una crescita dell'economia urbana, una maggiore richiesta di beni e un aumento della produttività agricola. Un fatto che segna una netta svolta rispetto al passato è la ripresa edilizia su larga scala innescata da politiche di rinnovamento architettonico avviate in città e nelle campagne. In città i committenti sono i ceti mercantili e artigianali dotati di risorse e spinti dall'esigenza di ostentare il proprio status, ma anche pontefici, vescovi, abati, sovrani, conti, marchesi e naturalmente i comuni. Nelle campagne a innalzare le torri e i palazzi sono ricche famiglie che usano le architetture per esibire il proprio potere e controllare possedimenti, risorse e persone.
le città e i centri rurali dell'Emilia-Romagna, ad esempio, partecipano pienamente a questa fase di intensa crescita. Ne abbiamo testimonianza a Sanleo, ad esempio, dove, nel Riminese, dove nella seconda metà del XII secolo il vescovo fa costruire il Duomo. Per le sue murature si utilizzano conci in arenaria ben riquadrata. E ancora hanno Mantova, dove in Piazza Liberazione gli scavi del 2015 hanno individuato i resti di una chiesa a navata unica fondata nell'undicesimo secolo nell'area occupata da abitazioni altomedievali in materiale deperibile. Quando l'edificio religioso è realizzato in ciottoli e laterizi di tre in piedi. Nel XII secolo, quando l'intero centro di Nonantola conosce un rinnovato impegno edilizio che coinvolge tutti i principali edifici religiosi, questa struttura viene soppiantata da una nuova chiesa. L'edificio romanico, dedicato a San Lorenzo, ma è molto più ampio, a tre navate concluse da altrettante absidi. Per le sue murature, questa volta si utilizzano mattoni nuovi, misti a ciottoli e a laterizi di reimpiego. A partire dall'undicesimo secolo, la maggiore capacità di investimento dei committenti e la forte e diffusa richiesta di strutture di elevato livello, sia tecnico, sia di impatto monumentale, soprattutto in pietra concia, determinano una ripresa delle attività estrattive in tutto il Mediterraneo occidentale. In questo periodo si riprende quindi a costruire in opera quadrata, cioè murature con paramenti in blocchi regolari più o meno accuratamente lavorati. Di conseguenza, l'organizzazione del cantiere si fa più complessa. La filiera basata sulla cavatura e lavorazione della pietra si allunga e la squadra si fa più ampia. Servono cavatori, scalpellini, muratori e addetti al trasporto. E occorre ritornare alle attrezzature in uso nei cantieri romani, come ad esempio gli strumenti per la finitura della pietra, poco diffusi in età altomedievale. I primi impieghi della martellina dentata in età medievale avviene nell'undicesimo secolo a Pisa per la spianatura dei conci di cava usati nel cantiere della cattedrale. Ma non è tutto. Questo è anche il periodo della rivoluzione del mattone. Dalla metà del VI secolo e fino alla metà del XII secolo il mattone in opera è quasi sempre di recupero, mentre la produzione di tegole continua. Dalla metà del XII secolo l'industria lateristica ricomincia a funzionare su vasta scala. Nella slide vediamo i mattoni usati a Lucca nel fianco della chiesa di San Tommaso, uno dei più antichi edifici in mattoni in uso primario della Toscana. Però ricordato che recenti indagini di termoluminescenza indicherebbero la presenza di mattoni nuovi già alla fine dell'undicesimo secolo nella torre degli Asinelli di Bologna. Il passaggio dalla pietra al massiccio uso di questo nuovo materiale semplificò la struttura dell'organizzazione del cantiere. La scelta, infatti, del mattone prefabbricato ridusse notevolmente l'importanza delle maestranze specializzate nella lavorazione della pietra, sia in cava sia in cantiere, diminuendo in questo modo i costi di realizzazione e di trasporto e consentendo alle maestranze addette alla sua posa in opera di realizzare in minor tempo strutture murarie molto resistenti e più economiche. La rivoluzione del mattone permise inoltre di calcolare con più precisione la quantità di elementi necessaria all'edificio in costruzione. Questo fu possibile grazie, ovviamente, alle dimensioni fisse e ben regolamentate. Era conveniente far arrivare la calce e i laterizi dall'esterno, pertanto, quando nelle immediate vicinanze del sito non era presente una fornace, la si allestiva durante la fase di impianto del cantiere e smantellata quando l'edificio era completato. Tra gli esemplari più noti c'è la fornace datata
alla seconda metà del XII secolo, individuata a Lucca nella chiesa dei Santi Giovanni e Reparato. La struttura fu realizzata da maestranze itineranti per completare la costruzione della chiesa, dunque nell'ambito delle attività di cantiere. Il peso sempre maggiore che le arti assumono in questo periodo innesca un mutamento della considerazione sociale dell'architetto medievale. Ora è percepito come una figura ben distinta dalle maestranze e autorevole al pari del clero e dei nobili. Si verifica, in altre parole, una promozione di rango. Così, a partire dall'XI secolo, in Italia centro-settentrionale, si concedono pubblici onori ai maestri attraverso l'epigrafia, un privilegio riservato fino a quel momento al solo committente. Tra i primi casi di iscrizione che celebrano le capacità dei magistri si ricordano le firme di Magulo e Deus Dedit, incise nell'XI secolo sul portico di facciata e sul campanile dell'abbazia di Pomposa. Per quanto riguarda le persone coinvolte nei grandi cantieri urbani, l'esecuzione dei lavori era assegnata a manodopera qualificata residente in città. Non mancano tuttavia maestri provenienti da altre località, anche molto distanti. È quanto succede ad esempio a Roma, nel cantiere allestito nel 300 per il rifacimento di parti del tetto della Basilica di San Pietro. Riguardo ai maestri impiegati nei cantieri extraurbani, la loro natura itinerante è stata più volte suggerita dall'individuazione dello stesso tipo murario nei siti di uno stesso territorio. Succede questo ad esempio a Montelucio, in Emilia-Romagna, come vedremo tra poco. In Italia, figure specializzate, originarie soprattutto delle regioni settentrionali, svolgono la loro opera in molte zone e diffondono il loro sapere tecnico presso le popolazioni locali, che tendono ad imitarli. Uno dei maestri, oltre a svolgere compiti manuali, poteva dirigere i lavori secondo un calendario che fissava di volta in volta. Inoltre, sceglieva i materiali, assumeva le maestranze necessarie, sorvegliava il loro lavoro, determinava i compensi e amministrava le finanze. Le funzioni organizzative e direttive conferivano al costruttore la qualifica di capo maestro. Il nucleo più consistente di lavoratori era però formato dalla manodopera non qualificata, i manovali, in altre parole, la manodopera generica, che metteva a disposizione la forza delle proprie braccia. Nei cantieri di una certa grandezza, l'amministrazione finanziaria e la direzione dei lavori non erano attività svolte dalla stessa persona. La maggiore complessità del cantiere richiese un sistema di gestione molto più strutturato che garantisse il regolare approvvigionamento di materiali e la corretta esecuzione dei lavori attraverso l'applicazione di un regolamento molto dettagliato. Per il 300, tra i casi più noti, c'è sicuramente la fabbrica del Duomo di Milano, un vero e proprio ente di gestione composto dalle seguenti figure: il consiglio, il tesoriere generale, che registra tutti i movimenti di cassa, il capo contabile, che redige e firma gli ordini di pagamento, il dispensiere, che versa le paghe giornaliere e paga i fornitori di materiali, naturalmente il capo magazziniere e infine l'ingegnere generale, che dirige i lavori e per questo ha una paga superiore rispetto agli altri maestri. Veniamo ai casi di studio. Il castello di Montelucio si trova in provincia di Reggio Emilia, sulla sommità di una collina. Lo scavo ha portato in luce i resti di una chiesa e di una cinta difensiva. Entrambe le strutture sono in fase con la torre del castello, posta nell'area più elevata. Le indagini condotte nel sito hanno permesso di acquisire diverse informazioni circa l'organizzazione del primo cantiere, quello allestito nel XIII secolo per fondare il castello, e quello più recente promosso per rioccupare il sito dopo un periodo di abbandono. Vediamo assieme cosa indicano i dati di scavo.
prima dell'impianto di un cantiere occorreva studiare la collocazione della nuova opera in relazione alle preesistenze. Le soluzioni più documentate dall'archeologia sono tre. La demolizione integrale, che risolveva anche un secondo problema, la ricerca di materiali costruttivi. Il riutilizzo parziale delle strutture, il riutilizzo integrale. Al primo caso è riconducibile il castello di Montelucio. Qui, in età tardo-medievale, i costruttori intervengono sui ruderi del castello per allestire un nuovo edificio. Bello, regolare delle rasature dei muri perimetrali della chiesa e della cinta difensiva e l'assenza di strati di crollo testimoniano un'azione pianificata e intenzionale, non dettata da eventi traumatici, ma una consapevole opera di smantellamento volta a recuperare il maggior numero di materiali da costruzione che utilizzano nella nuova fabbrica. Come noto, la disponibilità in cantiere di acqua, sabbia e calce viva rendeva possibile la produzione della malta. Dalla cottura del calcare, che poteva essere svolta anche lontano dal cantiere, si otteneva un materiale friabile, zolle di calce viva, che veniva mescolato all'acqua per ottenere il grassello. Dopo un periodo più o meno breve di stagionatura, il grassello veniva mescolato a materiali inerti per ottenere la malta. I romani, lo sappiamo, eseguivano questa operazione su uno spiazzo di terra battuta, disponendo la sabbia a forma di cratere, e al centro del quale veniva posto il grassello. Questa tecnica era utilizzata anche in età medievale, come attestano i numerosi piani di malta trovati negli scavi. In alternativa, la miscelazione poteva avvenire in apposite vasche lignee. A Montelucio si sono individuate due zone di lavorazione della malta da ricondurre alla costruzione, cioè funzionali alla costruzione della chiesa o della cinta difensiva. Di una si conserva un livello compatto di malta che presenta una depressione rettangolare, la vediamo nella slide, lasciata forse da una vasca in legno. La presenza di queste evidenze dimostra che questa fase del ciclo produttivo è stata svolta all'interno del sito, direttamente a piedopera. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali, grazie a indagini archeometriche, sappiamo che il calcare utilizzato per produrre la calce viva è di origine locale. Non si dispone invece di alcun dato circa il metodo di cottura del calcare e la posizione della fornace. Un altro aspetto che veniva studiato e programmato era l'avanzamento del cantiere. Dopo la costruzione delle fondazioni, se si voleva rendere agibile il più presto possibile almeno una parte dell'edificio, ci si concentrava su quella e si costruivano i suoi elevati, avendo cura però di lasciare un profilo cosiddetto a morse nei muri, a zigzag per intenderci. A Montelucio, durante i lavori di fondazione del castello, si costruiscono il muro di cinta, l'abside e il perimetrale nord della chiesa, lasciandola però incompleta. Solo in un momento successivo, e ad opera di costruttori meno esperti, l'ambiente ecclesiastico viene completato con la costruzione dei muri posti dentro l'area difesa dalla cinta. Evidentemente l'esigenza primaria dei costruttori era quella di mettere in sicurezza quanto prima gli abitanti del castello. Questa situazione, accertata su base stratigrafica, è anche il risultato di una precisa suddivisione del lavoro. I più esperti si sono occupati del perimetrale difensivo, gli altri hanno lavorato alle strutture interne. Il diverso livello di specializzazione è deducibile dai caratteri costruttivi, ovviamente. Ma c'è di più. La natura itinerante dei costruttori più esperti è stata ipotizzata in seguito all'individuazione di tecniche molto simili in altri siti del territorio reggiano. Sull'identità dei costruttori meno esperti, invece, non esistono dati certi.
forse apprendisti a seguito dei maestri e itineranti, oppure gli stessi abitanti. Veniamo alla Torre del Castello. In genere la soluzione più conveniente per rifornire il cantiere dei materiali necessari alla costruzione dell'opera era lo sfruttamento di bacini presenti nelle immediate vicinanze. E i castelli della Romagna sfruttano per la maggior parte i bacini locali. E il sito di Montelucio ricade all'interno di una unità geologica caratterizzata da ghiaie ciottolose, superficiali, individuate anche nel corso dello scavo, del tutto compatibili con il materiale impiegato per edificare la torre e le altre strutture duecentesche. L'ampia disponibilità di materiale idoneo e la vicinanza al cantiere devono aver ridotto al minimo lo stanziamento di risorse economiche e garantito velocità e continuità di costruzione. Per quanto riguarda i costruttori, i caratteri murari rimandano alle conoscenze tipiche del muratore. Gli elementi sono ottenuti da ciottoli già pronti all'uso o comunque utilizzabili con un minimo supplemento di lavorazione a spacco e ritocco superficiale. Si può ipotizzare anche una blanda sbozzatura. La posa in opera è però accurata e i letti di malta sono incisi per simulare l'aspetto di un muro in blocchetti squadrati. In base a questi dati appare ragionevole attribuire l'opera a Magistri Murarum. I cantonali sono invece squadrati perfettamente e pertanto attribuibili a maestranze specializzate nella lavorazione della pietra. In alternativa si può ipotizzare la presenza di figure caratterizzate da specialismi multipli. Completamente diversa è l'organizzazione del cantiere allestito tra il XV e il XVI secolo per ricostruire le parti crollate della torre. Per rifornire il cantiere dei materiali necessari all'intervento, si smontano le macerie del muro nord e si recuperano gli elementi costruttivi. Inoltre, per realizzare nuove finestre, si acquista materiale laterizio. Purtroppo non si dispone di alcun dato sulla fornace utilizzata per la cottura dei materiali. Veniamo al secondo caso di studio, già noto, già pubblicato, ma molto significativo. E, come già sottolineato, il passaggio dall'età alto medievale al basso medioevo è segnalato da un diverso processo edilizio che implica un modo differente di progettare e gestire il cantiere. Il cambiamento riguarda alcuni momenti operazionali della filiera: l'approvvigionamento del materiale edilizio, la lavorazione e la finitura, la preparazione della malta, la posa in opera. Ciò accade quando il passaggio a condizioni sociopolitiche differenti determina nuove esigenze che le architetture sono chiamate a soddisfare. Le indagini condotte nel complesso monastico di San Michele alla Verruca hanno fornito un quadro piuttosto chiaro sull'organizzazione di diversi cantieri che lo hanno costruito e modificato nel corso del tempo. Il primo impianto del monastero è stato realizzato probabilmente tra la fine del X e l'XI secolo, dunque a cavallo tra l'età alto medievale e il basso medievale. Di questa fase restano scarse porzioni, dalle quali si desume una pianta composta da più edifici dislocati senza un modello insediativo monastico non ancora convenzionale. Vediamo nella slide la ricostruzione di questa fase di vita. Le strutture murarie sono il frutto di un cantiere semplificato. Il materiale litico è di recupero, misto a elementi da raccolta superficiale. La lavorazione è minima e la malta non è realizzata cuocendo calcare, bensì con semplice terra. La posa in opera a spina pesce, però ben eseguita. L'intero iter produttivo sembra dunque gestito da semplici muratori. Tra l'XI e XII secolo si promuovono importanti lavori di ristrutturazione che conducono il modello insediativo monastico di tipo sparso
ad una struttura in cui gli ambienti si dispongono in modo razionale attorno al chiostro. Una volta si attiva un cantiere complesso. I conci non sono di recupero, ma prodotti ad hoc. Dunque l'abate deve aver attinto il materiale da una cava. Lo apprendiamo anche da fonti scritte. L'organizzazione del cantiere deve aver previsto l'assunzione e il pagamento di manodopera specializzata in grado di coprire una filiera di cantiere allungata, cavatori, trasportatori, scalpellini e muratori. Anche il legame scelto, il legante scelto, malta di calce, indica una maggiore possibilità di investimento rispetto al passato. Perché i monaci benedettini organizzano un cantiere di questo tipo? Il motivo che guida questa impresa è la necessità di rappresentare materialmente l'acquisita indipendenza istituzionale dalla vicina Abbazia di Sesto. Grazie. Allora, a questo punto non mi autocommenterò perché non mi sembra elegante, quindi lascerei la parola al prossimo intervento. Quindi, archeologia del cantiere basso medievale in Italia meridionale, problemi, prospettive, casi di studio. Roberta Giuliani. Provo a condividere. Ditemi se vedete la diapo. Si vede, è un po' piccolina, devo dire. Ora metto. Okay. Sì. Abbiamo un attimo di tempo. Ditemi se vedete normalmente. Riuscite a vedere? Benissimo, perfetto. Perfetto, allora mi isolo dalla telecamera per avere un migliore segnale. Allora, anch'io mi associo ai ringraziamenti che chi mi ha preceduto ha rivolto agli organizzatori di questo convegno per l'invito a parlare di un tema che, insomma, come le relazioni che mi hanno preceduto dimostrano, è veramente di grande interesse, ricco di valenze, significati, insomma, evocatore di quel contesto in cui le costruzioni passavano dal piano ideativo concettuale a quello della progettazione, del reclutamento delle maestranze, ma insomma non mi soffermo su questi aspetti che ovviamente sono stati toccati da molti relatori. E dunque ho ecco, benissimo. E ovviamente studiare il cantiere per chi si occupa di architettura, come c'è insegnato Tiziano Mannoni, vuol dire peraltro aprirsi allo studio della società, riconoscendo proprio l'importanza del settore edilizio per la società stessa, sia sul piano economico, dati gli investimenti e le relazioni messe in campo, sia sul piano sociale, considerando il numero e la diversificazione delle figure coinvolte nell'impresa. Lo studio dei cantieri basso-medievali è senza dubbio favorito rispetto all'analisi dei contesti costruttivi più antichi, in quanto essi sono caratterizzati da un grado di visibilità generalmente più significativo rispetto ai cantieri dell'Alto Medioevo, se si tiene conto sia della non inconsueta sopravvivenza fino ai giorni nostri dei corpi edilizi, sia della maggiore disponibilità per il Medioevo maturo di documenti d'archivio in grado di gettare luce sugli aspetti organizzativi e socio-economici delle fabbriche. Occorre però ribadire intanto che questa condizione di vantaggio non riguarda tutti i cantieri, non sempre gli edifici basso e tardo medievali si conservano in elevato, e si appaiono inoltre sovente modificati, integrati nell'ambito di interventi di epoca successiva al Medioevo, richiedendo comunque accurate letture stratigrafiche per poter discernere le sopravvivenze tardo-medievali dalle strutture più recenti e dalle più antiche, ovviamente. Le architetture in materiale deperibile non sono peraltro inconsuete, imponendo approcci non diversi dallo studio dei cantieri alto-medievali.
Inoltre, le fonti scritte di indubbio valore per ricostruire aspetti difficilmente indagabili per via archeologica sono disponibili soltanto in limitatissimi casi. L'affinamento degli strumenti utili al riconoscimento e all'interpretazione delle tracce fisiche del cantiere non è dunque meno necessario per i contesti del basso medioevo e non soltanto nel caso in cui i resti archeologici rappresentino l'unico tipo di testimonianza disponibile. Anche in presenza di fonti storico-archivistiche di tipo indiretto, l'attivazione di percorsi analitici propriamente archeologici in grado di interrogare opportunamente gli indicatori materiali diretti è indispensabile per produrre modelli interpretativi autonomi in grado di confrontarsi dialetticamente con i quadri ricomponibili in base alla documentazione scritta. In Italia meridionale, nel non abbondante numero di lavori mirati ad un'analisi sistematica delle architetture, le fasi di cantiere non sono sempre state oggetto di attenzione specifica, spesso tenute in secondo piano nell'ambito di letture morfotipologiche dei manufatti architettonici, talvolta anche attente a registrare peculiarità tecnico-costruttive, ma tendenzialmente poco inclini, pure queste ultime, a leggere tali caratteri in un'ottica di ricostruzione delle dinamiche di cantiere. Ritengo tuttavia che alcune esperienze di studio archeologico svolte in anni relativamente recenti abbiano apportato un contributo peculiare al tema, favorendo interpretazioni più aderenti alla realtà dei singoli luoghi e al tempo stesso capaci di coglierne in essi sia con i caratteri fisici del territorio sia con gli assetti socio-economici. In concomitanza con la conquista normanna del sud della penisola a metà XI secolo, in un panorama dominato, salvo rarissime eccezioni su cui non posso soffermarmi, da pratiche edilizie tradizionali, che continuarono peraltro il loro corso secondo varianti locali, sembrano emergere in ambito sia laico sia religioso dinamiche diverse, connesse evidentemente all'affermazione dei nuovi poteri signorili. Gli studi archeologici mostrano infatti che dopo una prima fase di urgenza militare, potremmo dire, la progettazione degli spazi fortificati e degli edifici preposti alla difesa dovette richiedere in molti casi l'intervento di figure altamente qualificate, indubbiamente sedimentati nei luoghi di provenienza dei signori, alle specificità geomorfologiche e alla vocazione funzionale di ciascun insediamento, ma anche di predisporre peculiari elementi di protezione, specialmente per gli accessi e le aperture. Pure sotto il profilo tecnico, i cantieri dell'incastellamento denunciano una certa perizia nel realizzare strutture solide attraverso specifici accorgimenti costruttivi, come la cura, ad esempio, nell'apprestamento dei nuclei murari che abbiamo potuto verificare a Monte Corvino con questo apprestamento in bancate del nucleo in modo da massimizzare i punti di contatto fra le pietre. La tendenza ad usare nei percantonali parti notevoli degli edifici pietre ben sbozzate o riquadrate, talvolta litotipi non disponibili in loco, come la pietra lavica adoperata in alcuni castelli calabresi che si ipotizza circolasse su rotte tirreniche. O ancora l'impiego di elementi lignei nelle murature, come travi o radiciamenti, barre lignee inserite trasversalmente, vedete i vari esempi, volti ad assicurare una migliore tenuta strutturale, forse anche in rapporto alle sollecitazioni sismiche, richiamando esperienze di architettura fortificata d'Oltralpe che sono state messe in risalto per alcuni contesti, per alcuni contesti specificatamente. Fondamentale in molte di queste opere è inoltre la buona qualità della malta di calce. E a questo riguardo ci sembrano interessanti gli esiti dello studio archeometrico della malta della torre di Monte Corvino, appunto uno di questi siti fortificati dai Normanni, le cui caratteristiche della malta, consentono di distinguerla rispetto alle altre presenti nel sito. Si tratta di una hot lime mortar, una malta cioè realizzata senza spegnimento della calce, mescolata direttamente con gli aggregati,
secondo un procedimento ben attestato in Nord Europa, in Danimarca, nel Regno Unito, ancora nell'Ottocento, e che al momento sembra estraneo alle prassi costruttive locali. Rappresentando un indicatore forte, secondo noi, allo stato attuale della ricerca, per ipotizzare che la maestranza responsabile della progettazione e del coordinamento dei lavori qui a Monte Corvino, ma anche responsabile dell'esecuzione di elementi chiave del cantiere, la malta, come si è detto, i dispositivi di protezione, i cantonali e altre parti notevoli, fosse esterna al contesto apulo e probabilmente collegata ai luoghi di provenienza dei feudatari che si installarono nel sito. Questo gruppo si avvalse in ogni caso della collaborazione di una manodopera locale, alla quale fu affidata la lavorazione sommaria a spacco dei materiali, in prevalenza ciottoli, raccolti localmente, e la loro stessa posa in opera in filari suborizzontali non sempre regolari. Un modello di cantiere che potrebbe trovare echi in diversi contesti castrensi del Mezzogiorno normanno, nei quali sembra registrarsi spesso un abbinamento di nuove concezioni insediative e pratiche costruttive innovative a tecniche di tessitura dei paramenti legate alle tradizioni locali di più facile ed economica realizzazione, cui i committenti non assegnavano evidentemente un valore estetico simbolico particolare. E sul versante dei cantieri religiosi, che in questa stessa fase si realizzò un più marcato rinnovamento anche tecnologico, simboleggiato dall'adozione della pietra da taglio in tutta la costruzione, spesso associata a schemi plani volumetrici di chiara matrice nordica. Ovviamente il fenomeno non è generalizzabile in termini assoluti, ma riguardò diverse cattedrali e chiese monastiche costruite tra fine X e XII secolo. Nei cantieri gravitanti nell'orbita delle più elevate gerarchie normanne, spesso questo rinnovamento sembra connettersi con l'apporto di competenze esterne all'ambiente tecnico locale. Si pensi all'incompiuta di Venosa, destinata a divenire Pantheon dinastico degli Altavilla, realizzata al tempo dell'abate Berengario, proveniente da Saint-Evroul-sur-Usch, nella seconda metà dell'XI secolo, spogliando in maniera sistematica e organizzata il vicino anfiteatro. È interessantissimo il riferimento che è stato fatto prima al ruolo e all'importanza che avevano appunto i maestri che si occupavano dello spoglio, anche in età molto più antica, quella di cui stiamo parlando. I lavori furono eseguiti da una maestranza specializzata che adattò i pezzi rilavorabili con tecnica da scalpellino e lasciando su di essi, oltre che la traccia proprio della lavorazione del nastrino, tipica della lavorazione dello scalpellino, anche diversi marchi di identità e di utilità, confrontabili con quelli del Duomo di Cefalù, della Basilica Suggeriana di Saint-Denis e di altre fabbriche europee, segno di collegamenti con ambiti produttivi molto qualificati estranei alla Lucania di XI secolo, contatti favoriti probabilmente dagli stessi Altavilla per il tramite di Berengario. Un salto qualitativo nella littotecnica e nelle prassi costruttive si registra in ogni caso anche in contesti più eccentrici rispetto ai grandi poli di interesse normanno. Emblematico ci sembra al riguardo quanto emerso ancora una volta a Monte Corvino dall'analisi sistematica dei materiali edilizi ed in particolare delle tracce di lavorazione e finitura dei lapidei della cattedrale curati da Angelo Cardone. Qui nel cantiere della ricostruzione della chiesa, promosso probabilmente dal vescovo Alberto, ex stirpe normannorum, lo definisce la sua vita, sul finire dell'XI secolo, l'impianto connotato dalla facciata incastonata fra due torri di matrice nordica fu realizzato da una maestranza specializzata nella squadratura dei blocchi. Blocchi rifiniti sulla faccia vista con un motivo a chevron che conta diversi esempi nell'edilizia religiosa della Normandia, come ci ha mostrato Bessac. Questa maestranza, formatasi forse in quelle zone, operò direttamente nelle torri di facciata, dove sono concentrati gli elementi perfettamente squadrati e rifiniti a regola d'arte con chevron ottenuti mediante scalpelli,
ma guidò anche una manodopera meno qualificata nell'esecuzione dei pezzi messi in opera nei perimetrali, che mostrano spesso finiture a chevron più grossolane realizzate a martellina. Anche dunque cantieri non di primo piano nel mezzogiorno normanno potevano costituire occasione di contatto fra ambienti tecnici specializzati e squadre che operavano nel solco della tradizione, rappresentando un'opportunità di rinnovamento per queste ultime, come testimonierebbe la presenza di analoghe modalità di finitura anche in altri contesti della capitanata molto prossimi a Montecorvino, cronologicamente posteriori. Parallelamente a queste esperienze, in alcuni cantieri calabresi il ciclo produttivo dei laterizi, interrotto dall'epoca tardoromana, venne rivitalizzato. Si fabbricano in questa fase moduli grandi, potremmo dire, rispetto allo standard delle produzioni medievali, molto variabili, segno di una fase ancora sperimentale, non soggetta a standardizzazione e controlli, un artigianato di cui andrebbe ricercata la genesi, forse la Sicilia, le ipotesi sono piuttosto controverse al riguardo, ma che probabilmente si trapiantò anche in Puglia settentrionale, sia pure episodicamente, grazie ad alcuni contatti tra le due zone per vicende militari storicamente ricostruibili. In sintesi, le costruzioni di età normanna rappresentano, pur a differenti livelli di committenza, veri e propri laboratori nei quali si creò spesso l'occasione di confronto, di contatto tra maestranze specializzate e di fiducia dei committenti e squadre di muratori del posto. Quanto questo contatto abbia prodotto un miglioramento delle capacità tecniche pure di questi ultimi non è un dato facilmente ricostruibile allo stato attuale, anche se l'emersione, come diremo, perlomeno in alcune zone, nelle fonti del secolo successivo, di abili protomagistri di estrazione locale, destinatari di incarichi di prestigio, può legittimare l'ipotesi della formazione proprio in età normanna di competenze radicatesi nel territorio più stabilmente. I grandi cantieri di fine XI-XII secolo sembrano dunque inaugurare il carattere internazionale che assumeranno nel XIII le imprese regie svevo-angioine, su cui non c'è tempo di soffermarci diffusamente, che sono note prevalentemente per il tramite di ricerche storico-artistiche al momento. Ci si può limitare a constatare però come tra XIII e XIV secolo sia venuta a configurarsi una maggiore articolazione tipologica dei cantieri. Ai due capi sono, da un lato, le fabbriche promosse dalla corona sveva e poi angioina e dalle istituzioni monastiche ad esse più legate, nelle quali si accentua il carattere complesso del cantiere, rappresentato dalle murature spesso in blocchi squadrati, con una chiara valenza politica e propagandistica, che presuppongono l'impiego di macchine di sollevamento abbinate ad ornamentazioni frutto di rare specializzazioni, all'uso di una più ampia gamma di strumenti, a forme organizzative elaborate, come documentano i marchi di identità delle maestranze. All'altro capo sono i cantieri contraddistinti da una persistenza di modi costruttivi più tradizionali, del tutto tradizionali, dovremmo dire, affioranti soprattutto nell'edilizia domestica e di servizio, nella quale si ricorre spesso anche all'uso di materiali deperibili, ma come si vede dalla stessa slide, non è solo quello l'ambito in cui queste esperienze si sviluppano, lo dimostra la chiesa di Appigliano, molto nota, ma ci sono anche esempi che riguardano le stesse costruzioni dei recinti fortificati, delle cinte urbane addirittura. Contestualmente però emerge più nettamente in alcuni contesti la diffusione di pratiche edilizie in certa misura standardizzate, come la tecnica cosiddetta a fasce o a cantieri, ben documentata in Calabria, in Campania, anche in Abruzzo, che rimandano a cantieri gestiti da muratori, potremmo dire, di professione. Mentre in Puglia, centro settentrionale e anche per certi versi in Abruzzo,
si registra l'esistenza di filoni costruttivi rappresentati da murature in blocchetti lapidei più o meno regolari, anche se non solo talvolta squadrati, che potrebbe rappresentare l'esito di dei numerosi contatti creatisi appunto a partire dalla fine dell'XI secolo nei cantieri religiosi e militari di cui abbiamo parlato, e quindi essere forse espressione anche della formazione di scuole di cui sono testimonianza alcune figure di magistri foggiani come Bartolomeo, Riccardo, coinvolti da Federico II il primo, da Carlo d'Angiò il secondo, in incarichi di rilievo, e i cui figli risultano impegnati in cantieri non meno prestigiosi. Nicola di Bartolomeo sarà a Ravello, a Scafate, a Lucera, mentre a Gualterius Stranensis, figlio di Riccardo, si riferisce la più tarda menzione di Magister Commacenus, nel 1262, che sia pervenuta. Mi concedo solo un breve affondo sulla fortezza di Lucera, sulla cui costruzione tra 1269 e 1284, per volere di Carlo I d'Angiò, si dispone di quasi 400 carte conservate nell'archivio della Cancelleria Angioina, in buona parte sottoposte ad uno studio archeologico da Nancy Mangialardi. Queste carte offrono una straordinaria quantità di informazioni sulla composizione del cantiere, sulla sua organizzazione, sulla logistica, sulle scansioni temporali della costruzione, sui finanziamenti, sui costi dei vari capitoli di spesa. E ne emerge uno spaccato periodizzato, dinamico, che consente di seguire i cambiamenti dei luoghi di approvvigionamento, degli elementi costruttivi, del tipo e delle dimensioni del materiale utilizzato, come si modificano i salari. Uno spaccato di un cantiere regio di fine 200 che, sebbene fuori scala, sovradimensionato rispetto alle esigenze difensive, in quanto rispondente appunto ad una retorica del potere appena insediatosi, può essere ritenuto un modello valido anche per la comprensione del funzionamento di altre imprese edilizie che si svolgevano in quegli stessi anni, come quella del Castello di Melfi, ad esempio, per il quale pure si dispone di una serie di documenti molto interessanti che trovano similarità e congruenze con la documentazione disponibile per Lucera. E peraltro, appunto, studi abbastanza recenti mostrano anche come gli stessi protomagistri, alcuni maestri, fossero comunque chiamati a muoversi tra le varie imprese avviate dalla corona angioina. Una notazione sui materiali mi sembra insomma abbastanza doverosa in questa sede. Dal punto di vista dei materiali costruttivi, il Castello di Lucera rappresenta la più estesa costruzione medievale in cotto nell'Italia del Sud. Prossimità delle cave di argilla, disponibilità di manodopera qualificata, rappresentata dalla colonia saracena stanziata qui da Federico II, dovettero apparire alla committenza un'ottima opportunità per rifornire di materiali il cantiere celermente e a costi contenuti. L'importanza che l'attivazione di questo ciclo, sì, come vedete, è realizzata in cotto tutta la parte che qui vedete contornata in azzurro, mentre il muro cosiddetto trasversale, che in rosso, fu realizzata in un'opera mista di pietra, prevalentemente pietra, mista anche a laterizi. Dicevo che l'importanza che l'attivazione di questo ciclo produttivo rivestì per il territorio è documentata dalla sua continuità a Lucera anche in epoca moderna. E la Mangialardi ha colto pertanto l'opportunità di accostare all'analisi archeologica delle fonti
L'esame dimensionale dei laterizi in opera nelle costruzioni lucerine, non soltanto nella fortezza, elaborando la curva mensio-cronologica dei fittili di Lucera, che sostanzialmente conferma un po' il quadro emerso anche da altri contesti dell'Italia settentrionale, dove queste sperimentazioni sono state condotte già in anni passati, quindi di una decrescita del modulo a partire dal Medioevo fino appunto all'età moderna. Ma oltre a questo, potremmo dire che in rapporto alla fortezza, volendo soffermarci sulla fortezza, questo lavoro ha consentito di appurare l'effettiva aderenza dei mattoni messi in opera al modulo prescritto dalla Curia Regia che ritroviamo nei documenti, sia lucerini che del Castello di Melfi. Segno di cantieri evidentemente ben vigilati dalla committenza, che comunque pagava a cottimo i mattoni. Ma connotati anche da una buona capacità di controllo dei processi di fabbricazione, sia della foggiatura sia della cottura da parte dei mattonai, e stando appunto ad un altro indice emerso dall'analisi mensio-cronologica, una capacità cioè di contenere al massimo gli scarti dimensionali involontari. Un altro studio che qui cito solo al volo, ma anche perché è un po' in base alle suggestioni della serata, è quello di Alexander Harper, che in anni ancora più recenti, insomma, ha lavorato anche sull'aspetto relativo ai costi della produzione, potendo però concentrarsi solo sugli aspetti che emergevano, insomma, dalle carte, estimando per esempio a suo giudizio un costo della produzione dei laterizi che sorprendentemente appare molto elevato. Egli lo confronta con il costo delle maestranze, delle figure di funzionari preposti alla conduzione del cantiere, e quindi commenta appunto questo costo in maniera un po' controtendenza rispetto a quello che si sarebbe portati a pensare, dicendo che quello dei laterizi fu un costo molto elevato per la corona, anzi forse anche suggerendo che la riduzione del costo della corresponsione dei mattoni che si registra nelle carte dell'ultimo periodo può essere legata proprio ad una volontà di contenere i costi il più possibile. Vabbè, potrebbe essere argomento un po' di discussione, ma insomma vedremo. Dunque, in conclusione, accantonando ovviamente pretese di organicità ed esaustività nella presentazione di un tema che appunto è molto ampio, molto articolato, soprattutto se declinato a scala geografica ampia, si è tentato di focalizzare l'attenzione sugli esiti di alcune ricerche mirate a valorizzare le analisi delle architetture per acquisire informazioni sui cantieri, ma sicuramente l'assenza di studi archeologici approfonditi dei singoli contesti di costruzione, supportati anche da esami archeometrici, e la difficoltà di poter indagare i complessi edilizi medievali, spesso a continuità di vita, all'interno di programmi di scavo per grandi aree, rendono i dati disponibili ancora troppo parziali. Volendo riflettere così molto rapidamente su una possibile agenda, ma insomma buttando giù appunto piuttosto degli appunti per il futuro dello studio dei cantieri basso medievali in Italia meridionale, si potrebbero indicare appunto alcuni elementi essenziali, ma altri naturale potrebbero aggiungersene. È indispensabile una sistematicità dell'analisi archeologica periodizzata delle architetture, mirata non a mere seriazioni di tipi murari, ma a ricostruire le caratteristiche di ciascun cantiere. Un esame utile anche come strumento critico per verificare letture desunte dalle fonti indirette. Un
affinamento dello scavo delle stratigrafie orizzontali che individuano le fasi di cantiere, per le quali troppo spesso ci si limita a segnalare esclusivamente elementi macroscopici, la presenza cioè di calcare, vasche di spegnimento della calce, esperendone inoltre il collegamento con le stratigrafie verticali. La necessità che l'analisi anche delle opere infrastrutturali di servizio sia quanto più possibile tecnica e osservata anche aperta anche al confronto un po' ampio sul territorio. E è fondamentale poi l'impostazione territoriale della ricerca, per poter delineare appunto l'areale in cui si dipanava la rete di rapporti che ogni cantiere innescava per il reperimento dei materiali e del loro trasporto, per il reclutamento della manodopera. Sappiamo infatti che alcuni segmenti del ciclo produttivo dell'edilizia avevano luogo al di fuori dei cantieri in senso stretto. La calce, ad esempio, era spesso fabbricata presso le zone di prelevamento del materiale da calcinare e trasportata in cantiere una volta spenta. Una calcara, pertanto, non può essere automaticamente interpretata come un impianto ad uso del sito in cui viene ritrovata. A proposito di alcune evidenze pugliesi di calcare ritrovate in contesti tardo-medievali di città abbandonate nel tardo medioevo, come Montecorvino, Salapia, ci si sta interrogando appunto su questo, se non vadano interpretate come impianti, diciamo, delocalizzati, funzionali, cioè ad altri cantieri attivi nei vicini borghi o nelle vicine città in corso di formazione e di sviluppo proprio in età tardo-medievale, che appunto nel caso di Montecorvino potrebbe essere Motta Montecorvino, Volturino, per Salabia, Roberto Goffredo suggerisce forse Barletta stessa. La scala territoriale dell'analisi può giovare inoltre anche all'individuazione delle opere, che sono a volte documentate dalle fonti scritte, di riassetto e risistemazione delle infrastrutture viarie, ad esempio restauro di ponti, apprestamento di guadi, che pure emergono dall'archivio della Fortezza di Lucera, ad esempio. Appunto opere che alcuni grandi cantieri attuarono per favorire il trasporto dei materiali, uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo di un cantiere. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie a Roberta Giuliani, veramente una straordinaria quantità di informazioni. E quindi non vedo l'ora di leggere il contributo poi all'interno degli atti. Ebbene, dunque siamo arrivati quasi alle conclusioni, anzi direi proprio alle conclusioni di Giovanna Bianchi e a seguire Andrea Augenti. Sì, buonasera. Io non mi vedo perché c'è lo schermo doppiato, credo, è rimasto quello di Roberta. Sì. Lo vedo. Scusate. Comunque, intanto mentre Roberta sta facendo questi cambiamenti tecnici, vista l'ora d'aria, diciamo che siamo tutti, penso, abbastanza stanchi. Come va, Giovanna? Io ti vedo. Sì, io vedo te. Ma purtroppo guarda, c'è un collegamento oggi terribile anche da parte mia, quindi mi toglierò la videocamera che forse, che poi me la sono tolta, ecco, oh, forse mi si sente anche meglio, mi sentite comunque? Sì, sì. Ok. Sì, sì, benissimo. Ecco, mi spiace, ma ho visto un po' tutti, avete tolto poi la videocamera perché in realtà ci si vede poi male, quindi non è una gran bella cosa parlarvi così sentendo solo la voce. Comunque, io intanto ringrazio Andrea Fiorini di avermi invitato, oggi è stata una carrellata incredibile, devo dire, cioè credo sia la prima volta che mi capita di partecipare a un pomeriggio dove si passa dall'edilizia all'età arcaica fino al tardo medioevo, ed è stato veramente invece molto interessante tutto questo con questi interventi che sono stati poi effettivamente, ho apprezzato lo sforzo davvero di tutti i relatori che hanno cercato di fare delle sintesi estreme di tematiche abbastanza complesse.
diciamo in generale, ecco, l'edilizia trattata in questo pomeriggio, poi necessariamente abbiamo visto si tratta quasi sempre di edilizia civile o religiosa, pubblica, e quindi l'edilizia tra virgolette maggiore, no? Perché poi purtroppo è quella che ci lascia i segni più evidenti del cantiere, quindi necessariamente ci siamo rapportati in tutto il pomeriggio con un certo tipo di edilizia, lasciando quindi al di fuori magari quell'edilizia abitativa, privata, e di conseguenza quell'organizzazione di cantiere, diciamo, più semplificato, dove gli abitanti sono anche i costruttori, no? Però malgrado questo, ecco, proprio necessariamente, perché poi evidentemente spesso le tracce maggiori si ritrovano proprio in quel tipo di edilizia che è stata trattata un po' da tutti i relatori, utilizzando una pluralità di fonti, però tutte abbastanza simili, quindi tecniche murarie, marchi di cantiere, in alcuni casi fonti letterarie, unità di misura, modalità di progettazione. Dalle relazioni che hanno riguardato poi tutta la fase, diciamo, pre-medievale, visto che si dice sempre post-classico, questa volta mi permetto di dire pre-medievale, ci sono emersi quell'arco cronologico. Naturalmente ho molta meno competenza che per il Medioevo, però mi pare che sia emersa in maniera forte l'importanza di a volte definire delle cronologie più precise delle tecniche murarie, e in alcuni casi, come anche abbiamo visto nel caso della relazione di Marcello, l'importanza anche di individuare, come dire, delle tendenze tecniche delle scuole locali all'interno, o modalità di recezione tra conoscenze esterne, interne. Poi il grande tema, che è poi il tema più trattato, ecco, dai colleghi che si occupano di archeologia dell'architettura premedievale, di età classica, di età imperiale, cioè quello della quantificazione, no? Che è ritornato, un tema che è ritornato poi in tutte le relazioni che ci sono state presentate, in quasi tutte, che ci dà la misura sia dell'ampiezza del cantiere da costruzione, anche diciamo il peso economico, e ci dà poi la possibilità di leggere, come abbiamo ben visto in quasi in tutti gli interventi, anche delle politiche ben precise collegate alla costruzione, e che poi appunto si collegano alla storia economica e anche sociale. In generale, ecco, confrontandole tutte insieme, quindi arrivando fino all'ultimissima relazione, quella, la bella relazione di Roberta, come sono state belle tutte, devo dire che si potrebbe in maniera azzardata, cioè dire che oggi si è visto veramente molto bene questa curva che parte dall'età arcaica e attraversa un lunghissimo periodo e arriva fino al basso Medioevo, che sintetizzando al massimo ci porta a vedere come un'organizzazione di cantiere tutto sommato che ha delle caratteristiche che ritornano, no? Nella sua complessità, proprio dall'età arcaica, poi con dei cambiamenti che abbiamo visto bene, delle sfumature a volte, e che arriva fino alla tarda antichità, no? Anche se l'abbiamo visto anche con la bella relazione di Marsili su l'organizzazione della creazione degli elementi di arredo, i numeri, il lavoro sui marchi lapidari e questi sistemi di contatto tra i vari soggetti che lavoravano nel cantiere. Quindi noi vediamo questa curva che però si interrompe in maniera abbastanza netta a partire soprattutto dal VII secolo avanzato, per poi proseguire con ritmi molto diversi sino a un XI secolo avanzato.
per poi di nuovo, come si è visto poi dalla relazione di Andrea e poi questa di Roberta, poi tornare quasi, non dico uniformarsi ad essere uguale per quanto riguarda l'organizzazione dei cantieri rispetto a quelli di età classica, ma però ecco, in ogni caso tornare ad avere di nuovo un cantiere, diciamo, complesso e non semplificato, no? Con tutta una serie di figure che vi lavoravano e dove queste figure si caratterizzano per una specializzazione massima, ma anche, possiamo dire, per una maggiore uniformità di tecniche, cioè quello che riesce difficile da capire, ce l'ha spiegato molto bene la Paola Greppi, anche se per un contesto collegato sostanzialmente a Milano e le aree intorno, poi siamo arrivati fino al Piemonte, cioè quello che risulta molto difficile per l'Alto Medioevo è proprio questa anche frammentarietà, no, della tipologia di tecniche, è un qualcosa che poi si viene ad uniformare maggiormente fra XII e XIII secolo e invece magari si ricomincia a perdere di nuovo nel cantiere tardo medievale, che quindi ci pone ulteriori problematiche interpretative a cui anche ha fatto accenno proprio nell'agenda di ricerca la Roberta prima, poco prima. E quindi se per il basso medioevo c'è una, diciamo, un contesto che tende a riequilibrarsi, quindi questo cantiere acquisisce delle caratteristiche nuove, per l'alto medioevo penso invece i nodi da sciogliere sono ancora diversi, perché appunto si entra in questo mondo completamente differente, molto più frammentato e dove poi, diciamo perlomeno come dicevo prima, sino all'undicesimo secolo avanzato ci sono delle associazioni che si riescono a fare più facilmente, più in maniera immediata per la fase premedievale fino alla tarda antichità e poi si possono ricominciare a fare nella fase a partire soprattutto dal XII secolo, che per l'alto medioevo, diciamo, vanno invece valutate con attenzione, necessitano quindi ogni volta di essere contestualizzato. E questo si è visto, come dire, anche nel caso milanese. Ad esempio, non sempre la mancata massima specializzazione corrisponde ad un cantiere semplificato, no? Sono stati citati varie volte nell'introduzione d'Andrea diciamo le fonti che ricordano i maestri comascini che lavoravano poi in piccoli gruppi. Tra l'altro, un'altra cosa che impressiona molto mettendo a confronto i due questi macro periodi e questi macro organizzazioni di cantieri è la quantità di manodopera presente fino alla tarda antichità, che poi inevitabilmente per tutto l'alto medioevo diminuisce notevolmente, perché per tutta una serie di cause su cui conosciamo anche, che poi riprende anche con quella crescita demografica che ha una molto probabilmente un portato anche nella stessa organizzazione del cantiere. E quindi impressionano le quantità, le giornate impiegate e anche le opere che vengono fatte prima dell'entrata nell'alto medioevo. E come vi dicevo, quindi la specializzazione massima non è indicativa di un cantiere semplificato. Sappiamo che alcune maestranze, come gli stessi comascini, potevano svolgere nella stessa persona, potevano svolgere più compiti, e abbiamo visto poi come il livello di progettazione comunque si mantiene alto, e quindi evidentemente diciamo non è un'associazione facile da fare. È stato più volte detto in questo pomeriggio come il cantiere rispecchia l'economia e poi le scelte di cantiere possono rispecchiare l'economia, ma non sempre c'è un nesso diretto. Ad esempio, non sempre certe tecniche utilizzate sono indicative di contesti economici di un certo tipo, questo ancora per l'alto medioevo, no? Mentre invece delle scelte di cantiere forse possono essere più indicative e legate a criteri
di autorappresentazione, nel senso che dove questa esigenza è più forte, per esempio, non è un caso che Paola ci ha parlato nella sua relazione che si occupava poi di questa fase più difficile, quella dove questa alto medievale ci ha parlato di edilizia religiosa in massima parte, anzi sostanzialmente si trattava di edifici religiosi, dove credo che l'esigenza di autorappresentazione sia stata più forte, dove si cerca di enfatizzare, credo, in alcune scelte, ma non in tutte, alcuni aspetti. Questo può essere buoni materiali da costruzione, ma ad esempio la tecnica muraria, che noi abbiamo visto, una tecnica muraria che si caratterizza, cioè che ci ha indicato la Paola, per l'utilizzo del rimpiego, seppure anche questo sia indicativo di una complessità di organizzazione. Abbiamo poi visto tante murature, io mi chiedevo se molte delle murature che ci ha mostrato Paola erano in origine coperte da intonaco, e quindi diciamo questa tendenza, questa aspirazione magari a una regolarità data anche dalla lisciatura, alla stilatura dei giunti che abbiamo visto nelle opere, nelle architetture in mattoni, però ecco questa aspirazione ad un paramento anche forse più regolare, che poi si concretizza magari nella scelta di un materiale non deperibile, ecco, dove l'autorappresentazione poi si concretizza in questo più che in altro, e lo vediamo, e che assume anche una certa valenza simbolica, pur rimanendo nell'ambito, diciamo, di un tentativo tutto sommato abbastanza costante di fare economia in alcuni aspetti del cantiere, appunto nel riuso dei materiali, nell'utilizzo di pigmenti magari meno costosi, come ci hanno fatto vedere in alcuni lavori che riguardano ad esempio il tempietto di Cividale, potrei andare oltre con tanti altri esempi. E forse un'esigenza magari che sembra venire un po' meno nel caso dell'architettura civile, o perlomeno che ritorna, a mio avviso, solo a partire poi da un undicesimo secolo abbastanza avanzato. Quindi penso che forse, se vogliamo, per quanto riguarda lo studio del cantiere, se vogliamo fare un'agenda anche qui di ricerca, una piccolissima agenda dei buoni propositi per il futuro, ecco, se vogliamo agganciare la storia del cantiere a quella che è una storia delle economie, però una storia anche sociale, culturale, quindi dove le architetture diventano anche rappresentative di criteri, proprio, scusate il gioco di parole, di autorappresentazione, forse ci sarebbe una maggiore necessità di insistere in quei periodi chiave, che sono i periodi di grande cambiamento. Ora, tra tarda antichità e primo alto medioevo, tutto sommato credo che ci sono tanti studi importanti e penso questa fase di passaggio è stata meglio studiata. Quello che forse, su cui meriterebbe insistere maggiormente, è proprio dove la Paola Greppi si è fermata, cioè alla Basilica di San Lorenzo, al X secolo, ai pilastri della Basilica di San Lorenzo, la cupola, di nuovo la riquadratura della pietra, un cantiere organizzato diversamente, degli investimenti diversi e quindi anche un modo di costruire in maniera diversa. E non è un caso che poi anche Andrea, parlandoci di tutto il cantiere basso medievale in maniera ottima e dettagliata e molto chiara, però ha ripreso, diciamo, il filo di questo lungo discorso a partire poi sostanzialmente dal XII secolo. Quindi penso che in una futura carrellata conviene, ecco, andare a sarebbe bello fare un confronto, diciamo, proprio in questa fase, che è poi la fase cruciale di passaggio, perché poi nel XII secolo siamo nella fase ormai si comincia la grande espansione economica, quindi anche il caso stesso di Milano, di cui ci ha parlato
Paola, un caso interessantissimo per la fase di X-XI, perché Milano poi diventa tra XII e XIII secolo una delle città più importanti, economiche, un punto cruciale di tutta l'area del nord. Così come appunto, proseguendo per la fase anche di XII, XIII, quindi tardo medievale, gli esempi che ci ha portato Roberta per il sud sono, ci dicono invece che anche lì c'è necessità appunto di fare un'analisi più puntuale dell'ulteriore fase di passaggio, cioè quella proprio del tardo medioevo o tra 13 e anche 14, che può essere anche differenziato. Sarebbe interessante un confronto più puntuale tra l'ambito rurale del sud e quello del centro-nord, cioè quel paesaggio rurale che nel centro-nord è caratterizzato poi dalla costruzione dei castelli, sostanzialmente, che sono però collegate ad un potere politico molto più frammentato di quello che c'è nel sud Italia. E poi dopo il paesaggio rurale si caratterizza poi per l'arrivo della città nel contado e con ulteriori scelte. Quindi insomma, credo ci sia, credo che ci siano tante cose ancora, cioè che ci sia ancora da divertirci, ecco, a lavorare sui cantieri e che insomma ci sia una buona occasione anche di futuri incontri, perché però ecco, grazie, perché è stato molto, ho imparato diverse cose oggi sentendo tutte le varie relazioni, soprattutto sentendole tutte insieme, ecco, credo che poi l'importanza di un incontro sia quello di imparare e che poi le relazioni diano degli stimoli importanti a chi ascolta, no? Per pensare e poi eventualmente per proporre ulteriori temi. Quindi io, vista l'ora tarda, mi fermo qui, ecco, e lascerei la parola ad Andrea, perché siamo quasi alle 8 e credo sì. Che la resistenza di tutti noi sta piano piano diminuendo. Sì, grazie mille Giovanna per la tua sintesi e per aver stimolato anche le future ricerche. E lascio subito la parola a Andrea Genti. Sì, si sente? Si sente, sì sì. Ok, allora sì, è tardissimo e io cerco di... più che di tirare le fila, Giovanna ha già detto moltissimo e le sono grato, si è soffermata su molti aspetti che io non avevo pensato di affrontare e quindi le due cose credo che si integreranno molto bene, ma insomma cercherò di essere veramente molto molto rapido vista l'ora. Allora, intanto per cominciare mi associo a quello che diceva lei, e cioè in partenza. Sì, anche a me risulta, per quanto ne so, che questa sia in effetti la prima volta in cui si affronta questo tema in una maniera così ampia, ma soprattutto, questa mi sembra veramente la vera novità abbastanza dirompente, su una diacronia così lunga, no? Che da un lato, diciamo, mette in contatto realtà molto lontane tra loro, fasce cronologiche molto lontane da loro e molto differenti per caratteristiche, però dall'altro invece ci pone di fronte a problemi trasversali, ci stimola un confronto molto produttivo, secondo me, tra appunto antichisti e medievisti. E io ho trovato veramente dei punti di contatto, di confronto, di sovrapposizione, ma anche di contrasto, che mi sono sembrati veramente molto, molto stimolanti. Questo tipo di diacronia finora, effettivamente, questo l'ha segnalato Camporeale, si è toccata per esempio nel tema dei mattoni, non solo i tre volumi che indicava lui, ma anche la brick antiche medievale, e quindi questo, diciamo, sui materiali è più facile che ci siano incontri così di ampio respiro, però su un tema così cruciale e così particolare come il cantiere finora no. Quindi un primo punto per Andrea, che veramente ha
ha organizzato un convegno molto importante, secondo me, che segna, io credo, un punto di svolta. Abbiamo lavorato insieme all'organizzazione, ma poi, insomma, il convegno è veramente frutto di un'idea di Andrea Fiorini e della sua, e del suo lavoro, quindi è importante, restituirglielo. Allora, io vado per temi, rapidamente. Le suggestioni che mi sono venute ascoltando le varie relazioni, non le citerò tutte, me ne scuso con alcuni relatori, però insomma ci tengo più che altro a mettere in luce appunto alcuni temi, alcuni elementi che mi sono sembrati centrali. Allora, innanzitutto partiamo da un discorso di carattere generale. Non è un caso, secondo me, che questo convegno possa venire ora e possa venire così bene ora. Perché? Perché rispetto agli studi, diciamo, che hanno arato il terreno scientifico, ma non lo so, qua per fare riferimento soltanto all'antichità, ma ci capiamo tutti, penso a Luglio, ovviamente, penso a Zeflund, adesso ci possiamo permettere una entrata in profondità molto più ampia, molto più di dettaglio. Questo grazie a due strumenti, a due modi di lavorare, a due mezzi che abbiamo, che sono da un lato la stratigrafia, quindi l'archeologia dell'architettura, ma più in generale proprio il concetto di stratigrafia, il concetto dello scomporre in parti, l'oggetto della nostra ricerca. E dall'altro ovviamente l'informatica, perché abbiamo visto tutti i molti grafici che sono stati prodotti, quanto riusciamo a dominare ampi numeri grazie all'informatica, e questo insomma mi fa vedere che a questo punto siamo pronti per un nuovo approccio, un nuovo approccio che entra in un dettaglio che finora non era mai stato considerato così. Faccio soltanto un esempio per tutti: le linee guida e i cavi di calibro di Giulia Marsili. Ecco, cioè entrare così nel dettaglio di singoli elementi per ricostruire le dinamiche dei cantieri, beh, insomma, è un approfondimento che finora raramente era stato fatto, e comunque ora abbiamo mezzi per farlo in maniera molto più diffusa di prima. Poi mi sembra abbastanza interessante il discorso che riguarda gli indicatori archeologici rispetto al funzionamento del cantiere, e qua vorrei mettere in luce soltanto un paio di argomenti che riguardano soprattutto, almeno il primo riguarda quanto cambiano le cose tra cantieri antichi e cantieri medievali dal punto di vista nostro, dal punto di vista di cosa usiamo come indicatore archeologico per capire le dinamiche del cantiere. Allora, pensiamo soltanto alle macchine, a tutte le cose che ci hanno fatto vedere sia Cifani che Seth Bernard, che Marcello Moggetta, i Ferrei Forfices, le Olivelle, tutti elementi, diciamo, che almeno in parte si vedono soltanto quando uno le smonta o se le trova smontate quelle architetture, e a quanto invece noi, per esempio, i fori da Olivella, penso un esempio soltanto le case, la casa del foro di Nerva, la più grande, la più importante, quella con il portico davanti, quanto tutti quei fori siano ben visibili perché si tratta di materiale di reimpiego, no? Allora, quanto in quel modo facciamo storia in realtà poi di due cantieri, del cantiere dei blocchi in giacitura primaria e del cantiere poi che quei blocchi ha recuperato, blocchi di tufo in quel caso. E sempre per quanto riguarda gli indicatori, diciamo che si arriva poi a un discorso che secondo me è molto interessante rispetto alle tradizioni locali. E questo ce l'ha mostrato molto bene Paola Greppi, con questa sopravvivenza dell'uso della spina pesce, dei corsi spina pesce a Milano, che sono evidentemente un punto di riferimento per chi costruisce e che attraversano i secoli dell'Alto Medioevo e della tarda antichità in maniera praticamente costante, se ho capito bene.
Le influenze esterne, anche questo è un dato veramente molto interessante, e qui la faccenda si fa più difficile, perché io resto del parere che sul tema influenze esterne, maestranze itineranti, resta ancora molto da fare per poterlo individuare a partire dai soli muri, dalle sole strutture. In alcuni casi non è difficile, ma sono casi veramente molto particolari. Qua penso, per esempio, ho visto che c'è ancora, è collegato Mauro Cortelazzo, e ricordo quello splendido esempio che lui cita spesso, giustamente, perché è veramente un tesoro che lui ha a disposizione, delle impalcature elicoidali, no, che accomunano alcuni castelli della Val d'Aosta con i castelli del Galles di Edoardo I, se non mi sbaglio. La finitura a doppio spiovente della Malta, che è stata citata, e però ecco, non è sempre così semplice, e allora a quel punto in realtà qua bisogna effettivamente andare a un'analisi di tipo contestuale e includere anche la decorazione. Allora, lo ha citato di sfuggita Giovanna, ma è certo che il caso del tempietto di Cividale è esemplare da questo punto di vista, no? Cioè, le analisi che hanno individuato il cotone all'interno dei pigmenti utilizzati dai pittori e negli intonaci, le similitudini tra gli stucchi e gli stucchi di area Omayyade, ci sono troppi indizi lì per non poter pensare a maestranze venute dall'esterno. Però, di nuovo, bisogna unire all'analisi strutturale anche l'analisi della decorazione, no? Allora, questo è un tema che bisogna, è un problema che bisogna porsi assolutamente. E qui, infatti, devo dire che appunto le analisi della Marsili, che unisce analisi di cantiere, analisi costruttive, all'analisi anche della decorazione marmorea, o comunque insomma della decorazione architettonica, queste mi sembrano una strada da percorrere, mi sembra un esempio abbastanza importante da seguire. Quindi tradizioni locali, influenze esterne, e poi c'è tutto un tema che è venuto fuori qua e là, che è il tema delle contingenze. Faccio due esempi. Sono cose che difficilmente possiamo e potremo provare, ma per esempio la grande presenza della pozzolana nella Malta romana del IV secolo, degli edifici del IV secolo, possiamo veramente separarla dal tema della realizzazione delle catacombe? Non lo so, certo la pozzolana si può estrarre comunque, ma sta di fatto che in quello stesso periodo il sottosuolo del suburbio di Roma veniva ampiamente scavato per quei motivi. E l'altro punto, abbastanza simile ma non identico, è sempre per usare un esempio romano, il grande uso del reimpiego dei blocchi di tufo al tempo della cosiddetta rinascita carolingia, comunque da Adriano I in poi, quindi dall'ultimo quarto dell'VIII secolo, no? Allora qua ci accorgiamo che c'è un intero movimento, che probabilmente c'è una gestione centralizzata che tende a letteralmente saccheggiare, demolire, radere al suolo monumenti antichi inutili, penso molto probabilmente alle mura serviane, ma forse anche qualcos'altro, per riciclare tutto questo in altri contesti. E questo tema del riciclaggio, d'altra parte, è un tema che ha attraversato un po' tutti gli interventi, e penso per esempio a questa meravigliosa cosa che ci ha raccontato Gabriele Cifani sul riuso della forgia dell'età del ferro, per, se non mi sbaglio, la costruzione del Tempio di Giove Capitolino, comunque insomma già in età arcaica. Ma anche Marcello Mogetta si è molto soffermato sul tema dello smontaggio e riciclaggio. Molto interessante questa cosa del riciclaggio delle macerie per gli strati di livellamento, ma anche poi per gli alzati, no? Marcello, tra l'altro,
Io ho la sensazione che il mondo accademico ancora non si sia reso conto della bomba atomica che tu hai tirato e probabilmente il tuo libro la farà definitivamente detonare, ma insomma la nuova datazione dell'opus cementicium che tu proponi scardina intere catene di ragionamenti e sono veramente curioso di vedere l'accoglienza che avrà, e io la ritengo assolutamente sacrosanta e fondatissima, però insomma, come vedete, anche rispetto all'edilizia antica si muovono cose e non sono cose per niente piccole. Poi c'è un altro tema che mi interessa moltissimo e che è venuto fuori qua e là, è venuto fuori nella relazione di Andrea Fiorini, ma è venuto fuori anche altrove, sono i nomi degli architetti, da quel, com'è che si chiamava, Vel Rafi, che ha citato Seth Bernard sull'Urna di Perugia, fino a Mazzulo, a Pomposa, e là però la cosa interessante, secondo me, sono proprio queste dinamiche di cantiere per cui c'è una forte volontà, c'è anche quasi un grosso affanno a lasciare il nome nell'ambito del cantiere, del prodotto finito, ma in modi diversi e con gerarchie differenziate. Gli architetti, ovviamente i committenti, e pensiamo ai salti mortali che fa il committente di San Vitale, cioè Giuliano l'Argentario, per riuscire a lasciare il suo nome, che non può risultare sui mosaici perché non è permesso, ma lascia la firma un po' ovunque, lì a Santa Polignana in Classe, in tutte le sue costruzioni Ravennati. E poi addirittura a volte le comunità, no? Cioè i membri singoli delle comunità, questo c'è sia a Ravenna nella chiesa di San Francesco, ma c'è a Grado sui pavimenti, dove anche i membri del ceto medio, i calzolai, lasciano il loro nome. E poi ci sono, che non sappiamo che cosa sono davvero, sono gli operai, sono i capi cantiere che stanno al di sotto degli architetti, quelli che lasciano le monete nelle fondazioni, quelli che giocano con i materiali negli alzati, creando lunette, creando cristogrammi, creando altri elementi che insomma sono anche quelli una firma, no? Anche se non sono una vera firma, o che, come succede, dunque mi sembra che si chiami Paganus, proprio a Cividale del Friuli, nel tempietto di Santa Maria in Valle, lasciano incisa la loro firma. Quindi c'è tutto una corsa, no? A lasciare memoria di sé in queste architetture. E tutto questo veramente l'ho trovato di enorme interesse e ripeto, questo convegno che deve diventare, Andrea, assolutamente un volume, secondo me segnerà un punto molto importante, un punto di svolta in questo tipo di studi. Concludo dicendo però che tutti questi temi, in realtà tutta la storia, del cantiere, tutte le dinamiche che riusciamo a costruire, l'evoluzione è una storia che definirei tra le righe. In realtà è un vero paradigma indiziario quello che noi dobbiamo mettere in piedi per riuscire a decifrare gesti, dinamiche, azioni, dalle minime a, per usare un termine stratigrafico, alle attività, no? Che sono invece le azioni coordinate. Bisogna assolutamente proseguire su questa strada e bisogna continuare a focalizzarsi sui dettagli come è stato fatto qui, ma, e qua questo per me diventa comunque il punto centrale, focalizzarsi sui dettagli, però qui ha ragione Roberta Giuliani quando dice, però attenzione, non limitiamoci alla scansione dei tipi murari, non restiamo, no, nella parte descrittiva dell'analisi stratigrafica. Dai dettagli si parte per arrivare a costruire grandi narrazioni. Le grandi narrazioni dei cantieri, come ogni tanto fanno gli storici delle fonti scritte, come ha fatto Paolo Grillo per Milano, che ha citato Andrea Fiorini, per il Duomo, come ha fatto Riccetti per il Duomo di Orvieto, ma queste grandi narrazioni che finora sono state limitate, diciamo, come posso dire, al settore della storia, tratta dai documenti scritti, adesso si vede da questo convegno che abbiamo
le armi, gli strumenti affinati a tal punto per poterle affiancare anche con una storia archeologica del cantiere. E mi piace dire che è una storia archeologica del cantiere che può andare dal VIII secolo avanti Cristo fino all'età medievale, ma probabilmente fino all'età pienamente moderna. Quindi ancora un grazie ad Andrea che ha organizzato questo splendido convegno e grazie a tutti i relatori che hanno partecipato. Grazie veramente a tutti. Io grazie a tutti. Sono contento appunto di essere riuscito a organizzare questo evento e vedo che sono 6:08, quindi diciamo che è durato piuttosto tanto e quindi io mi impegnerò per la pubblicazione, per portare alla pubblicazione gli atti del convegno e vi saluto, grazie ancora di tutto. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.